Alessandro Molinu, vicepresidente del Soccorso Alpino Italiano, che ha seguito il progetto del GeoResc, che sarebbe un po' in sintesi il recupero geolocalizzato, possiamo dire. Sì, un sistema di geolocalizzazione e di tracciamento degli utenti, quindi di tutti i frequentatori della montagna che hanno la possibilità di installare l'app sullo smartphone. E attraverso questo sistema, diciamo, oltre a tracciare le proprie escursioni, è possibile anche inviare degli allarmi geolocalizzati. Quindi c'è una centrale operativa del soccorso alpino dedicata che riceve immediatamente questo allarme e quindi contatta immediatamente l'utente e attiva tutte le forze di soccorso interfacciandosi ovviamente anche col sistema 112-118. Questa è una tecnologia, la app, ma naturalmente che deve coordinarsi, interfacciarsi poi con tutto il resto delle tecnologie e delle figure coinvolte, come dicevi prima, il 112 per esempio e così via. Ecco, questa è una tecnologia comunque messa a punto in Italia. Sì, un progetto partito già nel 2013, e all'epoca era effettivamente, lo possiamo definire, innovativo su scala mondiale. Utilizzava tecnologie già esistenti, però nessuno ancora, se non in pochissimi casi, per esempio la Rega Svizzera, aveva, diciamo, messo in piedi un sistema che potesse rendere fruibile questa tecnologia all'utente. E adesso che avete comunque già sperimentato questo sistema, anzi durante la conferenza stampa facevi dei riferimenti addirittura dei numeri piuttosto consistenti. Sì, siamo partiti con 1000 utenti coraggiosi che pagavano il servizio, adesso invece gestiamo circa 70.000 utenti attivi, tutti all'interno del mondo del club alpino italiano. E pagavano il servizio perché questa app è un'app gratuita, è un'app a pagamento o l'app è gratuita e si paga il servizio? L'app è gratuita per i soci del club alpino italiano, al momento per gli esterni a pagamento, ma l'intenzione è proprio quella di renderla gratuita per tutti, italiani, stranieri, per tutti i frequentatori della montagna italiana. Ecco, quante missioni, hai parlato di missioni, che hanno utilizzato questo sistema? Il sistema è stato utilizzato storicamente in circa 4.000 missioni. Okay, quindi abbiamo già uno storico molto importante, è riguardato per tutti i tipi di attività outdoor in montagna e in molti casi l'app ha fatto la differenza, perché senza l'app quelle missioni non avrebbero avuto lo stesso esito. In alcuni casi abbiamo proprio salvato la vita grazie all'app. Vi siete chiesti se questa app, questa tecnologia può essere anche una leva turistica, ovvero io che arrivo dall'estero, sapendo che in Italia esiste un sistema di recupero geolocalizzato, un GeoResc di questo genere, sono più fiducioso, visto che insomma, la sensibilità per la sicurezza sta crescendo molto, no? L'app ovviamente non sostituisce le buone norme e le buone abitudini, no? Quindi l'approccio alla montagna deve essere sempre consapevole e responsabile. È un grande ausilio, è una duplice funzione, quella della sicurezza, perché si può essere già localizzati immediatamente, ma anche perché all'interno del sistema sono presenti degli strumenti ulteriori, della cartografia dedicata, i sentieri, possibilità di visionare dei dati interessanti della zona, quindi insomma è uno strumento che aiuta anche a vivere meglio la montagna, con poi la grande parentesi della sicurezza, ovviamente, che è l'aspetto principale. E c'è qualcuno che magari dalla Francia o dalla Germania ha deciso di venire in Italia anziché da altre parti proprio perché c'era questa... Abbiamo uno storico di utenti stranieri che hanno attivato il servizio addirittura a pagamento all'epoca, proprio per avere una maggiore evidentemente... sicurezza e tranquillità, perché sapevano dietro c'era una centrale. Quindi può diventare una leva di promozione turistica. Sicuramente dà più tranquillità. Bisogna lavorarci sopra. Assolutamente sì. Grazie Molinu. Grazie a te.